Ragazzi, buongiorno. Oggi devo fare per forza questo video perché ci avete rotto i cabasisi veramente con questa. Mamma mia, tutti i maestri di scacchi ricevono sempre le solite domande dai soliti, ovvero chi era più forte? Fischer? Kasparov? Fischer avrebbe vinto contro tutti e così via. Cosa allucinante. Io penso che chi mi segue già sa come la penso, ma oggi lo voglio mettere proprio in chiaro. Voglio dirlo chiaramente, facciamo un video per chiarire una volta per tutte, con i limiti della decenza, chi a mio avviso sarebbe stato più forte o avrebbe vinto in un assurdo match fra Kasparov e Fischer. Allora, piccolo, velocissimo recap per gli ignoranti, quelli proprio esordienti. Chi sono? Di chi stiamo parlando? Robert James Fischer, detto Bobby, è probabilmente il giocatore di scacchi più famoso mai esistito, americano. Divenne campione del mondo nel 1972 a Reykjavik, in Islanda, sconfiggendo in un match mondiale il sovietico Boris Spassky. Kasparov, Garry Kasparov, che prese il cognome della madre perché in realtà si chiamava Garry Westin, è stato un gioco perché ora si è ritirato un giocatore di scacchi a zero, quindi sovietico per molti, semplificato in russo, nato a Baku, che divenne campione del mondo nel 1985, sconfiggendo il precedente campione mondiale, il sovietico Anatoly Karpov. Bene. Cominciamo a parlare velocissimamente di Fischer. È da molti ritenuto un genio della scacchiera, un giocatore molto particolare umanamente, il classico prototipo del pazzo geniale, autodidatta, o perlomeno così racconta la leggenda, anche se non è del tutto vero. Divenne grande maestro fra i 14 e i 15 anni, non ricordo esattamente, non è così importante, stravinse tutti i campionati americani, cominciò a giocare nei tornei internazionali, mietendo grandi successi e cominciando a lamentarsi fin da allora delle famose combine fra i giocatori sovietici, e chiaramente alimentò in un momento di guerra fredda fra USA e URSS il mito del giocatore che si fa da solo contro la corazzata sovietica che fino allora aveva imperversato nel mondo, dominando completamente il gioco degli scacchi. Fischer arrivò alla sfida per il campionato mondiale totalmente dominando i match precedenti, vinse per 6-0 contro Larsen, più ancora vinse per 6-0 contro Taimanov, massacrò il precedente campione mondiale Petrosian per 6-2 e quindi arrivò alla sfida del match mondiale contro Spassky avendo l'elo più alto della storia, mai raggiunto fino allora, mi sembra 2750 contro i 2660 70 di Spassky. C'è un'altra cosa da dire, anche il match in se stesso fu carico di elementi pregni di carattere quasi leggendario. Fischer perse la prima partita, vabbè, potremmo anche dire come si è presentato al match, ma lasciamo stare. Fischer perse la prima partita per un erroraccio o una svista abbastanza banale per un giocatore di quel livello. E poiché si lamentava a livello maniacale delle condizioni di gioco, ovvero sia fece spostare quattro file degli spettatori, fece allontanare le telecamere perché faceva un rumore, l'illuminazione non gli piaceva, la poltrona voleva la sua portata dall'America, insomma una caterva di condizioni assurde, non si presentò per protesta alla seconda partita e perse a forfè. Quindi iniziò il match sotto di 2-0. Un match mondiale sotto di 2-0 è finito praticamente, è finito. Ma nonostante questo, recuperò. Andò in chiaro vantaggio e poi amministrò il risultato fino alla fine a vincere il match. Dopo la vittoria del match, scomparve, non giocò più nessuna partita ufficiale, non si fece più vedere praticamente. E al successivo ciclo, il giocatore più forte che vinse i match dei candidati era il sovietico Anatoly Karpov, molto giovane, fortissimo. Fischer impose alla fine delle condizioni capestro per il match.
E la FIDE acconsentì quasi a tutte, tranne a una, cioè Fischer aveva chiesto innanzitutto di aumentare il limite di partite a infinito, fino a quando uno dei due giocatori non avesse raggiunto le 10 vittorie, ma soprattutto che lo sfidante, per poter vincere in un match, avrebbe dovuto vincere una partita in più. E questa è una cosa completamente assurda. Tant'è che la FIDE rinunciò a una delle condizioni di Fischer e lui decise di perdere il titolo di campione del mondo senza giocare. E Anatoly Karpov divenne campione del mondo senza giocare. Ma aggiungo io, totalmente dimostrando di essere più forte del mondo, a parte Fischer, negli anni seguenti, sconfiggendo tutti i giocatori del mondo. E già ai tempi si fece la famosa domanda: che sarebbe successo in un eventuale match fra Fischer e Karpov? Ci arriveremo fra poco. Parliamo un attimo di Kasparov. Kasparov, anche lui talento pazzesco, diventò grande maestro giovanissimo, cominciò a stravincere di qua di là, e anche lui si presentò alla sfida del campionato del mondo del 1984 con l'elo più alto di quello di Karpov. Ma la FIDE aveva consentito in parte alle proposte di Fischer, tant'è che avrebbe vinto il match colui che avrebbe raggiunto per primo le 6 vittorie, senza un numero massimo di partite. Che successe? Kasparov, che era un giocatore dallo stile molto aggressivo, cominciò a giocare pavidamente. D'altronde non si era mai scontrato a questi livelli con Karpov. E Karpov cominciò a vincere. Cominciò a vincere. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, inframmezzato da qualche patta. A quel punto, sul 4-0, Kasparov decise di cambiare registro su consiglio di Botvinnik e decise di non giocare più in quel modo, ma di giocare proprio per la patta, per sfinire l'avversario. Si arrivò su 5-0 e, cosa incredibile, Karpov non riuscì mai a dare la stoccata vincente e vincere l'ultima partita, ma ci fu una sequenza pazzesca di patte e addirittura sul finale Kasparov cominciò a vincere qualche partita e si arrivò sul 5-3. A quel punto, dopo che erano passati 3 mesi di match mondiale che non era mai successo prima, Campomanes, l'allora presidente della FIDE, decise di sospendere il match. Fra le lamentele, diciamo, di entrambi i giocatori, soprattutto di Kasparov, che disse: tu sospendi il match quando proprio io sono in rimonta e quando ormai Karpov è completamente allo stremo delle forze. Non è che stiamo parlando di giocatori cinquantenni, eh? Kasparov aveva circa 21 anni, Karpov ne aveva 35 all'incirca, non mi ricordo bene. Anche Karpov si lamentò perché non gli piaceva vincere in quel modo. Insomma, il match fu annullato e si rifece il match l'anno dopo, nell'85, dove Kasparov vinse con pieno merito, senza discussione di sorta, e divenne il nuovo campione del mondo. Negli anni successivi giocò in maniera mostruosa, completamente dominando la scena, fece altri campioni del mondo giocando sempre contro lo stesso Karpov, che era il giocatore più forte dopo di lui. Poi Karpov cominciò a calare di livello, fece un match contro Short addirittura al di fuori della FIDE perché ebbe dei contrasti con la FIDE, creò una sua organizzazione, la PCA, stravinse il match con Short, fece un match con Anand, stravinse il match con Anand. Alla fine poi cercò di far riunificare la FIDE con la sua organizzazione, la PCA, ci riuscì in parte, si organizzò un match con uno sfidante che fu deciso da lui come il più forte del mondo dopo di lui, che era il suo ex allievo Vladimir Kramnik, e perse malamente, non vincendo neanche una partita. Nel 2000, quindi, ufficiosamente, perché era sempre al di fuori della FIDE, Kasparov perse la corona dopo 15 anni di regno. Continuò a giocare ad altissimi livelli, stravincendo tutto lo stravincibile. Fece anche 2 match contro il computer per la prima volta nella storia, vincendo il primo e perdendo il secondo. E poi si ritirò nel 2005. Ora, piccolo recap finito. Parliamo di chi, a mio avviso, sarebbe il più forte in un match fra Kasparov e Fischer. E cominciamo da un piccolo preambolo. Tutti voi che siete amanti di Fischer e tutti voi siete amanti di Kasparov, quante partite avete visto? Di tutte e due? Quante? Kasparov ne ha fatte molte più di Fischer, ma quante analizzate seriamente? Avete visto qualche partita? O vi piace così per partito preso?
Perché in un modo normale dovreste vedere le partite, analizzarle, vi piace quello stile di gioco, allora vi piace il giocatore. Non è al contrario, non è che vi piace il giocatore perché lo guardate in faccia, vi è simpatico, fa lo sbruffone, no. Allora dite no, è un grande giocatore di scacchi, perché succede così molto spesso. Io personalmente posso dire di aver visto un buon 90% di tutte le partite di Fischer, di cui alcune partite 6-7 volte l'una, con analisi, e un buon 85% delle partite di Kasparov, che sono molte di più, anche là alcune partite 5-6 volte l'una, con analisi. Quindi penso di saperne molto più della maggior parte di voi che state guardando questo video. Ora, quando io dico certe cose, perché so di cosa sto parlando, adesso non voglio parlare del tipo di persona, chi è più simpatico, chi è meno simpatico, parliamo del gioco dei scacchi, dello stile di gioco, e cominciamo col dire una cosa: Kasparov non sarebbe potuto esistere senza Fischer, così come non sarebbe potuto esistere senza Karpov, e così come Fischer non sarebbe potuto esistere senza Spassky, più degli altri però. Perché tanto per dire, se c'è un eroe in questa vicenda, nella vicenda tragicomica di Fischer, anzi tragica, non, senza comica, è proprio Spassky. Spassky era un gran signore. Se Spassky, come qualunque persona normale, si fosse impuntato a dire: senti, ma tu che cosa vuoi fare? Questo è un campione del mondo, le regole sono già stabilite. Se vuoi giocare, queste sono le regole. Non è che le cambi in corsa, non è che facciamo tutto come dici tu, non sei la star. Per esempio, la terza partita, Fischer chiese di farla giocare in una stanza senza telecamera al di fuori. Un giocatore normale oggigiorno, un Karpov, per dire, non avrebbe mai consentito, sarebbe finito là il match. Fischer se sarebbe tornato a casa facendo la figura del dell'idiota, del pazzo con problemi. Spassky sarebbe rimasto campione del mondo, sarebbe poi arrivato Karpov che l'avrebbe massacrato. Fine, fine, leggenda di Fischer finita. Sì, grande giocatore, tutto quello che vuoi, ma povero deficiente. Ma vogliamo parlare di altre cose? Spassky, sempre perché era un gran signore e anche un pochettino superficiale, non si era preparato a dovere contro Fischer. È dimostrato sì che i sovietici organizzarono delle riunioni per studiare il caso Fischer, per studiare il suo stile di gioco, ma anche che Spassky preferiva giocare a tennis, fare nuotate, che allenarsi seriamente. Non è mai stato uno che ci ha messo tutta questa grande testa. E soffrì psicologicamente Fischer, primo perché gli consentì qualunque stronzata gli passasse per la testa, e secondo perché lui ammirava un po' Fischer. Lo ammirava per il suo stile di gioco e lo ammirava per il fatto di essere così intransigente. C'è da dire anche un'altra cosa: prima dell'avvento di Fischer, i giocatori di scacchi guadagnavano davvero poco, era considerato pochissimo. Fischer diventò una star, attirò attenzione dei media sugli scacchi e i giocatori di scacchi cominciarono a diventare l'elite dei giocatori di scacchi, cominciò a diventare, fra virgolette, ricca. Tant'è che Spassky chiamava Fischer il capo del loro sindacato. Quindi Fischer rivoluzionò il mondo degli scacchi, sicuramente, ma fu non una sua scelta, fu semplicemente quel tipo di persona in quel determinato contesto storico. Perché se non ci fosse stata la guerra fredda, il Fischer come lo conosciamo noi non sarebbe esistito. È tutto un insieme di fattori, ma Fischer non fece certe cose per puro calcolo, lui era semplicemente così. E allora tutta questa leggenda che si è ammantata è frutto sia del contesto storico, sia dell'attenzione dei media, ma anche del comportamento di un uomo troppo per bene, che era Spassky. Cioè, per farvi rendere conto, quando Fischer vinse una bellissima partita, la sesta, Spassky si alzò e lo applaudì. Ma quando mai avete visto una scena del genere? Ma quando mai? Un grandissimo signore. E quando poi 20 anni dopo fecero una specie di match di rivincita con quel pazzo di Fischer che ancora diceva di essere campione del mondo, sputò sulla lettera degli americani, giocò sotto Jugoslavia, sotto embargo, Spassky consentì sì per calcolo economico, ma anche perché nutriva grande stima e ammirazione e quasi amicizia per il suo ex sfidante. Spassky perse tantissimo con quel match. Ma comunque, stiamo parlando di un'altra storia ucronica, non ne sarebbe questo il caso. Ora, tornando a noi, Kasparov non sarebbe Kasparov senza Fischer. Kasparov è Kasparov perché ha studiato Fischer e
e ha studiato Karpov. Ah, a proposito, un altro discorso fondamentale. Fischer è il Fischer che noi conosciamo perché era nettamente più forte dei suoi contemporanei. Fischer, grazie a se stesso, chiaramente, aveva uno stile di gioco, una preparazione, una conoscenza delle aperture e una tenacia sulla scacchiera che a quei tempi era sconosciuta. Quando giocò contro Spassky aveva 100 punti Elo in più. E Spassky stesso, appunto, come ho detto, giocò il match sottotono, impreparato psicologicamente. Ma quando 3 anni dopo si trattava di difendere il titolo contro Karpov, io sono sicuro che Fischer i suoi calcoli se li sia fatti. Karpov era un giovane cresciuto anche grazie a Fischer, che sapeva come giocava Fischer e che giocava degli scacchi completamente nuovi per l'epoca. E a livello mentale Karpov era fortissimo, non sarebbero mai successe quelle cose con Spassky. Chi avrebbe vinto? Non lo so, Karpov si dava un 40% di probabilità, che sono tante, ma secondo me si sottostimava. Io sono convinto che Karpov sarebbe stato il più grande scoglio che Fischer avrebbe mai affrontato e che se Fischer avesse vinto sarebbe stato davvero di poco. Poi tutto là sarebbero state le regole del match, quelle a decidere le sorti dell'incontro. Per questo Fischer voleva che il match si protraesse per tantissimo tempo, anche perché per 3 anni non aveva giocato. Ed è uno sport, se tu non giochi, se tu non hai una motivazione che ti spinge a studiare, non puoi rendere al meglio. Quindi Fischer sperava che più si protraeva l'incontro, più lui ritornava in forma, più poteva eventualmente recuperare. E questa è motivazione. E poi soprattutto se ci sarebbero state tante patte, se il match fosse stato equilibrato, lui sarebbe rimasto campione del mondo. Fischer, nei fatti, ha dimostrato di avere una tale paura di Karpov o una tale paura di distruggere il suo stesso mito che già dà una risposta a cosa sarebbe potuto succedere contro Karpov. Non solo, Fischer dopo non ha più giocato. Non abbiamo mai visto il campione del mondo Fischer all'opera, se non 20 anni dopo, ma è stata una buffonata. E abbiamo visto in ogni caso un forte grande maestro, ma certo non neanche nei primi 100 del mondo. Quindi, se invece parliamo di Kasparov, quando mai è esistito un campione del mondo, un giocatore di scacchi che abbia potuto giocare più di 100 partite contro il campione del mondo? Kasparov è stato forgiato combattendo contro il giocatore più forte che c'era in quel periodo, che era Anatoly Karpov. Kasparov è sopravvissuto a una mattanza contro il giocatore più forte che si stava in quel periodo. È uno dei campioni del mondo più forti della storia. Kasparov aveva 21 anni quando diventò campione del mondo. E lui stesso dovette evolvere il suo gioco per dimostrare per 15 anni di essere più forte del mondo, continuando a giocare contro quello che era più forte del mondo e continuando a vincere contro giocatori che studiavano le sue partite, che si evolvevano in un periodo in cui già c'erano i programmi di scacchi, già c'erano i database di scacchi, e lui era il più grande conoscitore delle aperture in quel periodo. Quindi, di cosa stiamo parlando? Di genialità? Ma entrambi suppongo che fossero due geni. Capacità di calcolo? Entrambi hanno dimostrato di avere grandissime capacità di calcolo. Conoscenze delle aperture, Fischer sicuramente conosceva le sue, ma Kasparov conosceva le sue e quelle di Fischer. Se vediamo i fatti, Fischer non ha mai giocato da campione del mondo. Kasparov ha giocato da campione del mondo per 15 anni vincendo, anzi stravincendo. In quelle epoche rimanere 15 anni campione del mondo, sai, non è come i tempi di Lasker che fai un match ogni tanto con chi decidi tu, giochi quando vuoi giocare. No, giocava in continuazione, dimostrava in continuazione, reinventava anche se stesso per evolversi. Di che stiamo parlando? Nuovo modo di giocare? Sì, cosa ha creato Fischer? Ha creato qualche apertura, qualche difesa che è rimasta nella storia? Giocava la Neidorf, non l'aveva creata lui, la giocava bene, la conosceva bene sicuramente, da nero.
Da bianco giocava alfiere C4 contro tutte le varianti della siciliana, praticamente, e non è certo la migliore variante. Ha creato qualche apertura? No. Ha creato un nuovo modo di giocare? Sicuramente sì. Soprattutto ha insegnato cosa vuol dire la preparazione, lo studio, come prepararsi e soprattutto che si deve giocare sempre al massimo. Un minimo vantaggio lo amplificava, lo portava alla vittoria. Ha insegnato come giocare i finali alfiere, questo sicuramente sì, ma appunto perché al suo tempo, cioè ora che noi sappiamo cos'è stato Fischer, ci rendiamo conto di quanto il livello dei suoi contemporanei era basso rispetto a lui, di quanto lui li avesse sorpassati, ma anche come mentalità, come preparazione al gioco, come maniacalità. Ma dopo tutto è cambiato, soprattutto grazie a lui. Dopo era impossibile non presentarsi a un match non preparati. Quindi, di che stiamo parlando, ripeto. Kasparov ha creato un nuovo modo di giocare, sì, iperaggressivo, completamente opposto a quello di Karpov. Ha creato la famosa strategia del dividere la schiera in due, il gambetto per iniziativa. Ha creato anche delle difese, delle aperture chiamate appunto Kasparov, fra cui quello con cui vinse una bellissima partita da nero nel secondo campionato del mondo. Cioè, per me stiamo parlando di un qualcosa di imparagonabile. Ora, siccome qualcuno ancora continua a dire i match assurdi, se per assurdo noi prendessimo il più forte Fischer, il Fischer del 72 a 29 anni, contro il più forte Kasparov, qual è il più forte Kasparov? Io direi quello del 1999, poco prima del 2000 quando perse contro Kramnik. Ma non basterebbe. Non basterebbe. Perché oltre per assurdo a far confrontare giocatori di epoche differenti al massimo della loro forza, andrebbe visto anche il contesto. In che epoca giocheremmo il match? Lo giocheremmo ai giorni nostri, dove Kasparov è avvantaggiato perché conosce i computer, conosce i telefonini, conosce il telefono, conosce i database e si sa preparare di conseguenza? O lo giocheremmo ai tempi di Fischer, dove Kasparov non potrebbe utilizzare tutti quegli strumenti che già conosceva, ma arriverebbe in quell'epoca già pieno di quelle conoscenze del futuro. Una cosa completamente inconcepibile. Ma se noi cominciamo a dare una certa sorta di oggettività, e allora oggigiorno c'è una questione quasi oggettiva. Primo, l'elo. Melody Fischer, a parte Carlsen, è stato il più alto della storia. Molto più alto di quello. Voglio dire, l'elo di Kasparov. Molto più alto di quello di Fischer. Fischer aveva l'elo più alto dei suoi contemporanei? Sì, è vero. Ma Kasparov, anche lui, ha tenuto un elo molto più alto dei suoi contemporanei. E poi, solitamente, ogni campione del mondo è più forte del campione del mondo precedente, solo perché lo batte. Quindi, ancora, Carlsen è fatto relativamente poco, ma sono sicuro che rimarrà nella storia fra i più forti del mondo, più forti degli scacchi, non ho dubbi su questo. E quindi già l'elo potrebbe essere un indicatore, oppure c'è un altro indicatore. Se oggi prendiamo i più forti computer e li facciamo analizzare le partite del passato, vedendo di trovare gli errori con una certa distanza dalle mosse migliori che potrebbero essere quelle del computer stesso, ci accorgeremo di una cosa fondamentale. Primo, che Carlsen gioca quasi come una macchina. È l'essere umano nella storia che gioca più come un computer, perché è anche nato grazie ai computer. E secondo, che il gioco di Kasparov era nettamente superiore come pochi errori rispetto a quello di Fischer. Ma perché è normale che sia così? Fischer, per quanto maniacale, una volta che vinceva contro un giocatore più scarso, cosa poteva fare più che vincere? La perfezione che lui cercava nelle mosse era frutto di quel tempo, di quel sistema. Non aveva mai visto un computer che insegnasse come difendersi. Oggigiorno abbiamo anche i computer che insegnano come difenderci, Carlsen è un esempio, c'è AlphaZero, ma se anche andiamo ai tempi di Kasparov, già Kasparov con i suoi mezzi metteva a
a studiare i computer le sue partite, a cercare di trovare dei modi per vincere anche grazie al computer, per quanto scarsi fossero a quel tempo. Ma il suo stile di gioco, le sue capacità di comprendere gli scacchi erano già nettamente superiori a quelle di Fischer, grazie anche a Fischer. Io non ho dubbi su chi vincerebbe in un match assurdo tra Fischer e Kasparov. La domanda vera è un'altra. Perché tutti quanti voi siete fissati con Fischer? E io ho varie risposte. Prima risposta, perché grazie a Fischer ci fu questa esplosione di giocatori di scacchi, come tutte le cose. Se ne parla, la gente dice che cos'è questa cosa, conosce il gioco e impara a giocare. E poi diventa un appassionato. È come tutte le cose della nostra infanzia, poi si ricorda questa molla scatenante che li ha portati a conoscere quel gioco. Cos'era Fischer? E tutti noi ricordiamo il nostro passato meglio del nostro presente e con più affetto. E quindi oggi molti dei giocatori che oggi hanno la mia età, ma anche un po' più vecchi, sono nati con Fischer. È una questione affettiva la loro, non tanto oggettiva. Comunque vada, qualunque cosa io possa dire, chi è fissato con Fischer continuerà a rimanere fissato con Fischer. Perché d'altronde noi italiani siamo un popolo di sempre di tifosi di calcio, come tutte le cose. E chi è innamorato di Kasparov continuerà a rimanere innamorato di Kasparov, anche là con pochi dati oggettivi. Fate quello che volete, però stiamo parlando sempre di un giocatore di 50 anni fa. Perché non siete innamorati di Stenitz? Perché non siete innamorati di Capablanca? Perché Fischer è dell'altro ieri? Perché ancora oggi se ne parla? Perché gli scacchi in Italia e in tante altre parti del mondo esistono grazie a Fischer, che ha dato un supporto alla storia incredibile. Non c'è dubbio. Ma una cosa è quello che un essere umano ha potuto fare per un insieme di possibilità, di occasioni nella storia. E una cosa è l'evento sportivo, la forza sportiva. Sarebbe come paragonare Federer con Sampras, avrebbe poco senso. Fischer rimarrà in ogni caso parte della storia degli scacchi, ma paragonarlo con Kasparov proprio non ha senso. E comunque, spero di aver fatto capire qual è il mio pensiero e spero che non ci scassate più la... Non mi fate più domande su questo discorso, gentilmente. Va bene. Va bene, cari? Vi adoro. Alla prossima.